integrazione e confronto tra intelligenza artificiale e umana nella 16ª edizione di Rome Cup, appuntamento con i nuovi talenti nel campo della ricerca e della robotica. Intelligenza artificiale e intelligenza umana, le sfide cruciali per un mondo migliore. Questo è il filo conduttore della Rome Cup a Latina. Intanto un gruppo di giovanissimi crea un'app per aiutare le persone a destreggiarsi con la tecnologia. Cleto Romattini e poi l'inviato Mauro Scano. Dagli aspetti ludici della robotica a quelli pratici per migliorare l'ambiente e la salute delle persone. Alla 16ª edizione della Rome Cup, in corso all'Università Campus Biomedico di Roma, c'è spazio per tutto questo. Oltre 3.000 partecipanti, 120 team in gara per il trofeo Città di Roma, 10 team nei contest per le università, 25 spazi espositivi. Dai robot soccorritori a quelli giocatori, passando per un prototipo evoluto come Tiago, guidato dall'intelligenza artificiale. Ce n'è per tutti i gusti. Robot autonomi che vanno in ambiente ospedaliero a portare il passo al paziente, a monitorare se esegue esercizi di riabilitazione oppure se ha dei problemi di disfagia durante la nutrizione. Allora, questo è un elettroencefalografo, ci permette di rilevare l'attività cerebrale. Noi lo utilizziamo solitamente per lo studio delle demenze, quindi del declino cognitivo. Andiamo a studiare proprio la connettività tra le diverse aree cerebrali. Ci sono anche i campioni mondiali di calcio robotico dell'Istituto Galilei di Roma. Gioca a calcio fra robot, 2 contro 2, e il robot non può essere assolutamente toccato dai partecipanti alla partita, quindi deve essere completamente autonomo. A che età hai cominciato ad appassionarti a questa realtà, a questo mondo? Potrei dire 12 anni, 12 anni con i primi robot costruiti con i Lego e poi successivamente a 16 anni con questi robot che giocano a calcio. Le nuove tecnologie aiutano anche in agricoltura. È un modello in scala e che utilizza la canapa per depurare i terreni dalle sostanze inquinanti. E noi cerchiamo di andare anche incontro alla persona, lo facciamo soprattutto sui giovani delle scuole superiori, facendoli interagire col mondo universitario, con le imprese. Sono settori importantissimi per lo sviluppo delle nostre aziende, ma anche per il lavoro giovanile di qualità.